Ricorderete la vicenda che ha visto protagonista una donna di Sant'Arsenio, la signora Maria Antonietta, che lo scorso maggio non votò alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo per un problema connesso alla documentazione che le dava la possibilità di avere voto assistito a seguito della sua cecità parziale. In merito, in vista delle prossime elezioni del 31 maggio 2015, sulla vicenda è intervenuto il segretario del Comune di Sant'Arsenio, Francesco Tirno. Da verifiche che abbiamo effettuato d'ufficio della normativa, dopo esserci consultati anche con altri uffici anagrafe, con la prefettura e anche con l'Unione Italiana Ciechi, abbiamo verificato che la documentazione che ci esibì dell'invalidità di cui la signora è affetta non era in automatico sufficiente per usufruire del voto assistito permanente, ma era necessario che un medico dell'ASL confermasse sostanzialmente che quella tipologia di invalidità gli consentisse di aver diritto al voto assistito permanente. A questa nostra richiesta la signora non ha aderito e quindi poi di sua spontanea volontà abbiamo saputo che non è andata a votare. Noi la signora ovviamente l'abbiamo avvisata per iscritto con notifica che presso i seggi elettorali, come del resto ogni anno, ogni volta che ci sono le consultazioni elettorali, vi è un medico dell'ASL che sta presso i seggi, quindi non deve recarsi da nessun altro posto, ma deve recarsi a Sant'Arsenio, praticamente presso i seggi elettorali presso i quali dovrebbe esercitare il voto. Vi è un medico dell'ASL il quale verifica che quel tipo di invalidità non gli consente di fatto di votare e quindi ha diritto al voto assistito. Ciò non è avvenuto e probabilmente quest'anno, in vista delle nuove elezioni che ci sono, il problema lo ha ribadito, ma non ha richiesto al Comune nuovamente, come lo scorso anno, di avere diritto al voto assistito. Ha semplicemente, come dire, informato gli organi di stampa di questo suo impedimento che sarebbe dovuto al Comune, agli uffici comunali, di non poter votare, ma così non è